Ciccio Riccio, Ciccio Riccio, ovunque con te. Matteo Romano ritorna su Ciccio Riccio, benvenuto, benvenuto davvero. Ciao, grazie mille. Fatta la dad oggi, sì. No, oggi in presenza. Ah, oggi in presenza, quindi sei ritornato a scuola? Che bello, per l'ultimo anno, vero Matteo, del liceo classico. E esatto. Che cosa avete fatto oggi? Fammi ritornare un po' indietro. Abbiamo fatto religione, poi abbiamo fatto lezione di greco, quindi solita giornata. Bellissima la lezione di greco. Allora, perché appunto noi stiamo allevando Matteo da Concedimi, non voglio più parlare di piattaforme, parliamo di canzoni, perché ormai questa è la seconda canzone, che in realtà è la prima. Cioè questa è la prima che hai praticamente... Con Polidor. Eh sì, è la prima canzone ed è praticamente un brano a cui credi tantissimo, no? Nel senso che ispirato un po' alla storia di una tua amica. Sì, esatto, racconta praticamente un po' la storia che è un po' immaginaria, che è nata un po' dopo una chiacchierata con una mia amica, e parla un po' della storia di queste due persone che si cercano, si desiderano, ma non riescono a dimostrarselo. E un po' questo è il significato che poi va a culminare nel ritornello, in cui dico appunto mi fa male, e un po' questa impotenza di non riuscire a esprimere i propri sentimenti. Tu ti sfoghi attraverso la musica, cioè la musica per te è proprio terapeutica. No? Tanto, sì. E quando sei giù particolarmente che cosa suoni? Canzoni tristi. Proprio ti fai boom, boom, kamikaze. Ovvio. Sì, è la migliore medicina per me. Ah, ti quindi... giuro, canzone triste e sono di nuovo felice. Ti ricarichi così, che bello questa cosa. E quando sei felice, scusami Matteo, dimmi perché... Insomma, canzoni felici, giustamente. Come? Canzoni felici, quando sono felici invece canzoni felici ed è una costante. Questa è una costante, credo e spero che tu possa diventare una costante per la musica leggera italiana. Tu sei un giovane cantautore italiano che noi stiamo allevando e piano piano, singolo dopo singolo, ci ritroviamo sempre qui su Ciccio Riccio a parlarne. Tra l'altro, una nota in più rispetto diciamo a quello che ci siamo detto, tu sei il primo di tre gemelli. Sì, esatto. Io ho due gemelli. Quindi, cioè, praticamente potete fare anche, non so, una band insieme, oppure gli altri ne può fregare meno. Purtroppo gli altri hanno altri interessi, diciamo. Ah, loro sono proprio opposti, sono calcio. Da me. Loro sono uguali tra di loro, però sono diversi da me. No, loro adorano giocare alla PlayStation, sono più scientifici in generale. Un po' meno sognatori, tra virgolette. Va bene, dai, questa è una cosa che ci piace molto. Vedi, ho trovato una notizia in più per quanto riguarda l'incontro di oggi. Un'altra domanda, ma tu stai sognando i live? Tanto, ma perché io non ne ho ancora fatti, Siamo. Proprio davanti a un pubblico, davanti ai miei, spero, fan, e quindi non ho ancora avuto questo confronto diretto che mi piacerebbe tantissimo avere, perché secondo me è un tassello aggiuntivo essenziale. Ma neanche per scuola, dico, cioè, non è ancora, proprio stato ancora possibile, nulla. E come te lo immagini? Dai, sogniamo un po'. A me, io me lo immagino abbastanza semplice, o io col pianoforte, o in generale che canto le mie canzoni senza troppi ghirigori, senza troppe cose. Pianoforte, Matteo, esatto. E via. Esatto, molto contento. Sono contento, io aspetto il terzo singolo e poi magari un EP che uscirà. Speriamo. Prima o poi questo EP vedrai che uscirà. Intanto un abbraccio grande Matteo e a prestissimo. Oh, in bocca al lupo per il liceo classico. Viva il lupo, speriamo bene. Dai. A prestissimo, grazie Matteo Romano su Ciccio Riccio. Grazie. Ciao.